ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xilder e ragazzi, non potevo, volevo farvelo vedere domani mattina, ma ragazzi, abbiamo ulteriori notizie su Fortnite per Android. Ragazzi, è ritornato in una maniera incredibile, ma in realtà non è mai andato via dalla bocca di tutti il desiderio di avere sul proprio dispositivo un bel Fortnite. Come sapete, i nostri colleghi di iOS hanno già Fortnite dall'inizio della Season 4 e noi purtroppo che abbiamo Android siamo ancora obbligati ad aspettare chissà ancora per quanto. Abbiamo delle notizie ufficiali, ragazzi, come avete già visto nei miei video precedenti, anche in quello di questa mattina, che il 24 agosto con il rilascio del Samsung Galaxy Note 9 ci sarà preinstallato come applicazione Fortnite, che sarà appunto rilasciato in versione, chiamiamolo beta, per Android, cioè utilizzano il Samsung come cavia per vedere come gira sugli Android. Dopodiché dal 23 settembre, questo era quello che ci era stato detto, Android e Fortnite verrà rilasciato su tutti i dispositivi Android. In realtà, ragazzi, sembra che le cose siano leggermente diverse, non di tanto, ma qualcosina di diverso c'è. E ovviamente adesso andremo a vedere assieme tutto quello che mi hanno fornito i ragazzi del gruppo Telegram che mi supportano con i leaks, e su Instagram, perché non si installa Telegram, il Fabione, come si dice, qualcuno dica al Fabione di installarsi Telegram, porca di quella porca, io non posso lavorare così. Pronti? 3, 2, 1, Zingrilli! Dai, Xilder! Dai, Xilder! Sempre i codici ci fai vedere. Sì, sempre i codici, ragazzi, perché questo è di nuovo una stringa di codice che si è vista questa mattina, che si è visto questa mattina al Fabione e che mi ha detto devi assolutamente farla vedere ai ragazzi, ed è proprio questo, ragazzi. Andiamo a leggere, ragazzi, la sezione relativa ai plugin. Questo è, credo, qua hanno lanciato un comando per fare, per montare alcuni plugin e vedere se funzionano, se girano. Come vedete, raga, la quarta riga cita esplicitamente Mounting Plugin Android Device Profile Selector. Quindi, ragazzi, parla ovviamente di Android, ci dice in poche parole la selezione, il selettore del profilo. Bisogna vedere se è il gioco che deve riconoscere dove si sta interfacciando l'utente, ovvero sia se dal nostro account di Epic stiamo accedendo su PS4, su PC, su Xbox e in questo caso anche su Android. Quindi, ragazzi, oramai è lì, ragazzi. Manca davvero pochissimo al rilascio, ci lavorano di brutto e ho da farvi vedere un'altra cosa incredibile, ragazzi. State pronti? Mi tengo, perché è un casino. Pronti? Scrolls! Ragazzi, questa è una figata. Questa è un'immagine che arriva prepotentemente da qualcosa di cinese. Come vedete, ragazzi, noi dobbiamo concentrarci solo su questo riquadro, nel senso, perché quello sopra non è della cosa. Ma se andiamo a vedere, ragazzi, questo è Fortnite che verrà rilasciato appunto in Cina e si legge chiaramente September 25. Perché c'è scritto così, ragazzi? Perché settembre 25, che è quello che vediamo qui, è quello che è stato scritto per farvi capire un pochettino. Ma se noi andiamo là nell'immagine principale, guardate cosa c'è scritto sopra: Activity Time luglio 24, settembre 24. Potrebbe essere luglio 24 la data di uscita del Samsung Note 9
in Cina, non lo so. Tra l'altro, ragazzi, guardate nel riquadro giallo, si legge malissimo, ma c'è scritto download beta game, quindi non sappiamo. È una figata, perché sappiamo che in Cina è una schermata ufficiale questa qui, ragazzi, non è una fan art. Questa è una schermata ufficiale dello store cinese di Android, verrà rilasciato a settembre il 25 per tutti gli androidiani. Come vedete, l'activity time è da luglio 24 a settembre 24, da giugno 24. Che strano, perché da luglio non da agosto? Devo capire bene questa cosa, non lo so. E ragazzi, insieme a quell'immagine c'è questa immagine interessantissima che potrà mettere un pochettino più di relax a tutti voi che avete Android, ragazzi. Come vedete, nello scorso video che avevamo fatto di Android c'erano proprio elencati i modelli di processori e di schede grafiche del nostro cellulare che sostenessero appunto Fortnite. Qua, ragazzi, invece ci dice molto più semplicemente: il nostro sistema operativo Android deve avere almeno, deve essere un 64 bit Android con 5.0 o superiore come sistema operativo, e non dovrebbe essere un problema. Il primo intoppo lo recuperiamo qua, ragazzi: serviranno 3 giga di RAM, ragazzi. Senza i 3 giga di RAM vi laggerà pesantemente, ragazzi, quindi potrebbe essere un grande ostacolo ottenere così tanta RAM sui nostri dispositivi. E invece, se andiamo a leggere sotto, ragazzi, lui ci dice che come processore va bene qualsiasi processore superiore all'Adreno 530, oppure deve essere un Mali G71 MP20, Mali G72 MP12 o superiore. Quindi, ragazzi, andate subito a controllare nelle specifiche del vostro cellulare. Basta che inserite il nome del cellulare digitandolo su Google con in fianco la scritta SPECS, specs, in modo che vi appare il sito, che non mi ricordo come si chiama, ma vi fa vedere tutte le specifiche del vostro telefono. In questo modo, ragazzi, saprete anche voi se il vostro Android può far girare Fortnite. Ovviamente, ragazzi, lo sappiamo, non sarà di certo un videogioco leggero, soprattutto per un dispositivo mobile. Non è come PUBG, per dire, che consuma solo 700 mega di memoria. Fortnite ne consumerà più di 2 giga come spazio, e anche i suoi update, diciamo che avranno abbastanza un'incidenza sulla nostra memoria del telefono non indifferente. Quello che posso dirvi, ragazzi, è che noi ovviamente siamo tutti in attesa di sapere delle news ufficiali per quello che riguarda la data di uscita di Fortnite su Android. Sono convinto però, ragazzi, e ve lo ripeto un'altra volta, fidatevi dello zio, ragazzi, fidatevi, non andate a sfucilarvi un sacco di soldi per prendervi un telefono che faccia girare Fortnite. Ragazzi, potreste rimanere delusi in una maniera incredibile, ragazzi miei. Non sapete che è molto difficile giocare ad un gioco sviluppato per computer e per console solo con le dita, raga. Non è facile. Vi consiglio vivamente e di nuovo di comprarvi una bella PS4 usata che funzioni, in modo che possiate anche voi giocare a pieno con Android. Non ha senso buttare via centinaia e centinaia, addirittura quasi migliaia di euro per un dispositivo smartphone solo per giocare a Fortnite, perché alla fine i dispositivi, più che andare su Fortnite, andare su Instagram e guardare WhatsApp, che ce ne frega, noi oramai non ci telefoniamo più neanche. Va bene, ragazzi, dopo tutta questa spiatafialla io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua a guardare questo video. Un bel pollicione in su, mi raccomando, raga, c'è un contest questa sera, 72.000 iscritti entro questa sera, e andiamo a fare domani mattina un contest da 10 euro. Vi ricordo, domani mattina siamo con i fan. Vi mando un bacio grande, un abbraccio forte, noi ci vediamo in live, ciao!